Se io lascio il mio telefono qui e me ne vado, lasciamo qui, qualcuno lo prenderà o verrà restituito al bar, che succede? Ma perché lo sto facendo? Sono a Trieste, che è la città più sicura d'Italia. Ultimamente siamo bombardati da notizie in Italia su come stia peggiorando a livello di sicurezza. Ok, volevo prendere un giornale in edicola, ma a quanto pare l'ho beccata chiusa. Ottimo. Vabbè, andiamo a prenderci un caffè. Ed effettivamente la sicurezza sembra peggiorare costantemente, ma è davvero così? O siamo solo condizionati dalle news? Oppure è tutto un caso? È facile dire che città come Roma, Napoli o Milano stiano peggiorando, visto che sono città così grandi, sulla quale poi è davvero difficile riuscire a trovare dei dati oggettivi per capirne il livello di sicurezza generale. Quindi, come ho fatto in Giappone, che è il paese più sicuro al mondo, ci proviamo a Trieste, che è la città più sicura d'Italia. E finalmente torniamo a scoprire se ci hanno rubato o no il telefono. Attenzione! Ok, ancora qui. E va bene, il primo test è andato. Ok, sarà perché nessuno l'ha visto, sarà perché è il caso, o sarà perché davvero è la città più sicura d'Italia, ma nessuno ha preso il telefono. Ma sono sicuro che ci riusciremo, perché abbiamo altri 3 metodi per riuscire a farci rapinare. Non solo un telefono, ma molto altro. Se non succede, non so più che fare. Un classico, abbiamo un portafoglio, palesemente un'esca con dentro 10 euro, ma questa volta all'interno c'è un GPS, in modo che se viene preso da qualcuno e proprio rubato, possiamo seguire la posizione e riuscire a rintracciarlo, e se la persona non mi fa abbastanza paura, fermarla e chiedergli dov'è il portafoglio, se no se lo può tenere. Me lo metto in tasca e succederà proprio questo, guardate. Pronto? Lo farò davanti a delle persone che palesemente possano vedermi. Vediamo se mi avvisano, se fanno finta di niente, se lo prendono. Si entra in gioco. Ogni volta che faccio queste cose ho un'ansia. Non so perché, sto camminando tranquillamente. A breve lo farò esattamente adesso. Nessuno mi ha ancora fermato, In Giappone ero già stato fermato. Non ci credo. Dai, me l'hanno già preso. Oddio. Oddio, grazie mille, grazie mille. Grazie. Ok, allora è stato preso e riconsegnato immediatamente. Bene, oh, ti posso dire? In Italia non è così scontato, perlomeno Roma o Milano, dove ho vissuto e vivo. Cambiamo spot. Già questa piazza è un po' più movimentata, c'è un po' più di gente, sia seduta che in piedi, che cammina. Ok, a breve partirò e si va. Ah, grazie mille, gentilissimi, veramente. Ok, wow, subito. In realtà questa piazzetta mi piace. Vorrei provare a farlo cadere in maniera un po' meno palese, perché stavolta era troppo, troppo. Vediamo un attimo come va a finire qua, perché il discorso è molto semplice, ce lo faccio vedere così, senza nemmeno me ne accorgo. Continuo. Oh, oddio, grazie mille, onestissimo, veramente. Grazie. Ok, neanche ho avuto il tempo, anche stavolta. Pensa a farlo nella città peggiore d'Italia, o anche solo Roma o Milano. Si va alla ricerca della via più losca di Trieste. Ora siamo molto più nascosti anche con la camera principale. Qui l'obiettivo è fare in modo di farlo cadere di fronte a qualcuno che non ha nessun altro intorno, così se lo vuole rubare non viene visto da nessuno. Penso che io mi metterò tipo seduto dall'altra parte. Quando vedo che sta arriva uno così, comincio ad attraversare e lo faccio vedere proprio qua, cioè, poi continuo a destra. Questo è più difficile, ci vuole molta più coordinazione, perché devo riuscire a farlo cadere a questa altezza. Stanno arrivando dei signori. È il momento, devo farlo a brevissimo, adesso. Oh, ah, grazie, grazie mille, thank you so much, thank you. Ma anche qua subito, non c'era nessun altro lì vicino. Basta, mi arrendo, non ce la faccio più, il portafoglio in questo modo non funziona. Ma ho un piano per farlo rubare sicuramente. Ciao, scusa, posso chiedere una penna al volo, che devo scrivere una cosa su un foglietto? Grazie mille. Ah sì? Posso? Grazie mille, gentilissimo, grazie, grazie. La città c'ha qualcosa che non va, non sembra vera comunque, te lo giuro. È successa una cosa assurda all'inizio quando sono entrato nel bar. Il barista ha insistito tantissimo per far pagare un caffè con la carta invece che coi contanti. 1,20. Non ha 1,20? No, no. Posso pagare col passo? Sì, perché sempre più gente paga col passo. Che è un'utopia, raga, una cosa mai vista. È sempre il contrario. Facciamo in caso di smarrimento? In caso di smarrimento è il mio numero di telefono. Adesso ci mettiamo il foglietto così e, per renderlo un attimo credibile, prendiamo il mio vero portafoglio e ci mettiamo dentro un po' di tessere così, di quelle inutili. E ci buttiamo anche, un biglietto del treno. Ora sembra già un portafoglio un po' più realistico.
ma in più abbiamo anche il nostro GPS all'interno. Devo sbrigarmi perché non c'è gente e non devo avere testimoni. Devo farlo qui, adesso, velocemente. Se nessuno mi vede e si ricordi di me, lo lascio qui e me ne vado. Se nessuno mi ha visto, sono pulito. Ora, ovviamente non è rubare. Se trovi un portafoglio per terra e lo prendi, non lo stai rubando. Ma voglio vedere una cosa. Se uno, verrò contattato. Se due, i soldi verranno presi. E avendo il GPS, tre, dove andrà a finire? Se verrà portato da qualche parte? Se verranno magari presi i soldi e buttato il portafoglio in un cestino? Aspettiamo, vediamo che succede, chi lo prende e scopriamo cosa ci fanno. Ci siamo nascosti per controllare la situazione e tutto sembrava tranquillo. Un po' troppo tranquillo. Sembrano proprio due ladri che stanno studiando il piano. Non capisco di cosa stanno parlando per tutto sto tempo. O stanno prendendo i soldi o stanno nascondendo il portafoglio. Non si capisce, ma perché? E invece no, lo lasciano lì e se ne vanno. Giuro che io per un attimo ci avevo creduto e invece niente. Ricominciamo ad aspettare, ma tutti i passanti o lo ignorano o proprio non lo vedono. Che comunque è assurdo, perché io ci ho già provato sia a Roma che a Milano ed è durato 3 minuti per terra. Qui invece no, e per non perdere altro tempo decidiamo di andarcene, tanto il GPS è dentro il portafoglio. Continuare col prossimo metodo, in modo che poi quando verrà preso mi arriva una notifica sul telefono e possiamo andare a recuperarlo. Che dite, raga? Prossimo piano e... penso che già abbiate capito. È il momento di farci rubare una bici? Il problema qual è? Avevamo scelto questo parco, che è, penso, il parco principale di Trieste, ma è vuoto, non c'è gente. Già abbiamo visto che qua è difficile che ci rubino qualcosa, dobbiamo esagerarla. Quindi andiamo nel posto dove in ogni città si rubano più cose possibili. È proprio lei, la stazione dei treni di Trieste. Dai, ti prego. Ok. L'ho comprata usata a 50 euro su Subito. Probabilmente è già stata rubata e rivenduta a me. Sono indagato per ricettazione. Sto scherzando, non è rubato. Almeno spero, non lo so, vabbè, senti. L'ho presa a 50 euro su Subito, questo è tutto quello che so. Avrete già capito tutto, ma c'è un twist. Nuovo GPS, appena attivato. Tiè, si è pure fatto il rumore. Lo colleghiamo e se ci rubano la bici possiamo inseguirli. Cioè dipende dalla faccia, ragazzi, se mi fa paura non lo fermo. E ora abbiamo anche bici come GPS. E tra l'altro il portafoglio è ancora lì. Aspetta, ho tutto bro. Io non so mica sprovveduto qua. Ma perché io metto le cose e non so mai dove stanno? Eccolo. Ah, facile e veloce. No. Vediamo. Ha retto? Io vado là, l'appoggio o su un albero vicino alle altre bici, me ne vado, torno in macchina, faccio un giro così chi mi vede non sa che sono tornato in macchina e aspettiamo fino a che salta. E si va. Siamo tornati con nonchalance. Penso che nessuno mi abbia proprio visto farlo o se ne sono fregati, quindi... siamo sotto copertura in questo momento. Dobbiamo solo aspettare tantissimo tempo. Da qui vedo tutto comunque, la telecamera diretta sulla bici. Mi è arrivata la notifica dal GPS. Si è spostato. È stato spostato. Ma da un'altra posizione. Di quanto? In realtà no, è abbastanza vicino. Vabbè, se si è spostato di poco è un bug, o no? Non lo so, perché mi è arrivata proprio la notifica. Cioè, io ho attivato le notifiche che mi arriva se viene spostato. Infatti mi dice il movimento. Calcola, sta letteralmente a 200 metri. Metti la suoneria. È vero, mi potrebbero pure chiamare da un momento all'altro. O comunque sta passando gente ma nessuno manco la guarda, la dice. Sarebbe da fa a tipo Roma Termini o Milano Centrale, cioè dura letteralmente 5 minuti. Ok, qui mi sa che va proprio per le lunghe, quindi voglio parlarvi di Honkai Star Rail, un gioco free to play fantasy RPG multipiattaforma. Infatti si può giocare su PC, PlayStation 5 e tutti i dispositivi mobili. Un cane si è fermato e ha pisciato sulla bici. È letteralmente successo questo. Questo è quello che mi merita. Ha più di 30 personaggi giocabili, ognuno con la sua storia, personalità e carisma. Pensate che Honkai Star Rail ha anche vinto come miglior gioco mobile del 2023 su App Store e Google Play. E anche miglior gioco mobile ai The Game Awards 2023. E ora la versione 2.1 è finalmente disponibile per festeggiare il primo anniversario del gioco, con nuovi personaggi aggiunti a Penacony, nuovi scenari e un gameplay fresco e divertente. È incredibile che manco la guardano, cioè passano, non gliene frega niente, che ci sta. Nuovi personaggi come Aventurin, uno dei direttori del dipartimento strategico di investimenti. Personaggio molto stravagante che è esperto nel socializzare, cioè tipo me con tutti questi video che faccio in cui sono costretto a socializzare con le persone. Ho quella bici ancora là, io non ci posso credere, c'è pure gente intorno, ma... Aventurin si veste in maniera stranissima, è molto generoso con le sue azioni e anche se sembra una persona molto superficiale in realtà ha il suo perché. Ragazzi, sta passando una quantità di gente sulla bici, ti prego prendetela.
ci stiamo pensando? Sembrava praticamente un giocatore d'azzardo col suo metodo di investimento, ma è determinato nell'avere una chance anche quando ha pochissime opportunità di farcela. Scaricate adesso OnKSR Rail, trovate il link in descrizione e utilizzando il mio codice, che è questo qui, otterrete 50 Stellar Jade. E per celebrare il loro primo anniversario stanno anche facendo un'incredibile esibizione online, dove puoi esplorare e scoprire sorprese nascoste e completare missioni per vincere dei premi sia in gioco, ma sia anche premi reali, nella vita reale. Link in descrizione per scaricare OnKSR Rail. E la bici è ancora là. Il tempo passa ancora e ancora, fino a quando... Niente, tutti quelli che sembrano sospetti non se la filano de pezza, giusto? Sì, giusto, è passata più di un'ora e mezza e ancora lì, ferma, senza catena, nessuno ha manco osato toccarla. Cambiamo strategia. La posizione del portafoglio è ancora lì, io sono troppo curioso di andare a vedere se c'è ancora, dove sta, chi ce l'ha, cosa è successo. Tanto la bici là sta. Adesso andiamo alla posizione del portafoglio, capiamo che è successo e dopodiché nel frattempo torniamo indietro per vedere dove è finita la bici, se è ancora qui o se è stata presa. Fa troppo ridere, sembra letteralmente che abbiamo delle side quest sulla mappa da raggiungere. Ormai è anche praticamente notte quasi, sta facendo sempre più buio. Sono di nuovo a pe- alla fine di ogni mio video, ragazzi, sono in condizioni che voi non avete idea. Siamo al luogo nella quale l'abbiamo lasciato, che era... ora c'è una signora, ma era esattamente lì. E adesso teoricamente è per di là, è ancora più o meno a 200 metri da qua. Io ho varie opzioni. Hanno preso i soldi, hanno buttato il portafoglio. Postare solo il portafoglio non ha alcun senso, quindi non penso. Se l'è portato a casa qualcuno. A un bar. Ah sì, a un bar o anche dalla polizia, non lo so. Teoricamente ci siamo, eh. Sì, ultimo aggiornamento ora. Faccio suonare. No, sì. Fallo suonare. No, lo sto facendo suonare. Oh. Oh! Non ci credo. Lo sai? Hanno palesemente rubato i soldi. È qua dentro, è qua dentro. Aspetta, faccio suonare di nuovo. Vediamo. È qua. Continuo a sentirlo suonare, ma non lo trovo. Fino a che... è vicinissimo. Non ci credo. Sono molto deluso. Dai. L'hanno rubato, cioè l'hanno buttato. Hanno preso il portafoglio, hanno aperto e hanno lanciato via il GPS. Non me l'aspettavo in realtà. Cioè io pensavo fosse a casa di qualcuno, non lo so perché. E ok, sono stati presi, immagino, proprio i soldi. Alessandro Monte? Sì. Grande. Ciao. Ciao. Sono appena stato rapinato. Vabbè, speriamo nella bici. La bici? Andiamo per la bici, dai, almeno la bici. Speriamo che sia ancora lì la bici. Non ci potevo credere, tutto il sogno di questo video infranto in pochi secondi, ero sconvolto. Però io ancora ci credo, perché un portafoglio in pieno centro, lasciato lì, ci sono anche dei turisti, quindi diamogliela. Anche perché la prova più importante è adesso, la bici lasciata in stazione di notte. C'è da dire che sarebbe successo, penso, veramente in qualunque città d'Italia, anzi ci hanno pure messo troppo. Lo sapevamo. Sì, lo sapevamo e ci hanno messo 2 ore per prenderla, quindi niente da dire. Appena giriamo l'angolo lo vedo, o non lo vedo e scopriamo quando scende. Io spero ci sia così tanto. Secondo me c'è. In realtà che c'è? Perché io ci credo in questa città. Cioè, davvero, è sicuramente la città italiana dove mi sono sentito più al sicuro. Su questo non ci sono dubbi. Come ti sentiresti se non ci fosse più? Un po' mi scende il sogno, ecco. Vabbè, allora apri gli occhi. Yes! Lo sapevo! Sì! Amici di Striscia! Lo sapevo! Pazzesco, guarda quanta gente c'era per rubarla comunque, è un botto di gente. Ma non ci credo, la stazione è diventata tipo un party stazione. È la stazione più amichevole che abbia mai visto. Per tutto il giorno ho provato a farmi rapinare nella città più sicura d'Italia, convinto di riuscire a sfatarne il mito, e invece sono riuscito nel contrario. Ho constatato che Trieste è effettivamente sicura, anche se sì, mi hanno preso il portafoglio e rubato 10 euro, ma comunque siamo 3 ad 1. E a questo punto la domanda la voglio fare a voi, ma è Trieste ad essere più sicura delle altre città? Mi ha detto solo fortuna o siamo influenzati nel pensare che l'Italia stia diventando un posto davvero meno sicuro? E soprattutto, dovrei farlo nella città più pericolosa d'Italia? Commentate.